quello che è qualcosa che certamente ci sta tutti quanti a cuore, l'ospedale, su quello che è avvenuto, che è di fatto la chiusura delle unità operative di degenza, cioè di lungo degenza, cioè praticamente quelli che sono i posti letto. È avvenuto quello che in un cronoprogramma che ci era stato fissato è realmente così realizzato, e qualche settimana fa il nostro sindaco ha fatto un comizio proprio in merito a questo, e allora raccontò appunto questo, che eravamo stati convocati in sede amministrativa dell'ASL, e disse che ero presente anch'io, era presente il consigliere Lattarulo, e nella circostanza il direttore amministrativo Colasanto ci illustrò il termine tecnico cronoprogramma per l'ospedale di Mottola, cioè la chiusura, il blocco dei ricoveri che è avvenuto l'8 di marzo e la chiusura definitiva il 15 di marzo dei posti di lungo degenza. Nella circostanza assicurò in ogni caso che, come diceva prima il dottor Delia, il progetto Fenice, cioè quel progetto che riguarda la trasformazione dell'ospedale di Mottola in riabilitazione, era alla giunta regionale a Bari in attesa di definitiva approvazione, che in attesa di questa definitiva approvazione all'ospedale di Mottola imminentemente, quindi nel giro delle prossime settimane, si avvierà l'apertura della prima unità operativa di riabilitazione con un numero di 10 posti letto, un numero simbolico ovviamente, che era espressione ed è espressione della volontà dell'ASL di poter iniziare questo percorso. Questo è quanto chiaramente ci è stato riferito, ovviamente mantenendo tutte le altre strutture, che era il posto di primo intervento, il laboratorio analisi, il servizio di radiologia, il poliambulatorio e quello che prima ancora il dottor Delia ha meglio precisato. Questo è il cronoprogramma, e ovviamente ne abbiamo parlato in quella sede, ognuno ha fatto le sue considerazioni. Si è parlato delle prospettive che l'ospedale di Mottola può avere anche in futuro, ulteriormente, non solo nella riabilitazione, ma in tante altre possibilità di strutturazioni che sono necessarie nell'ambito del nostro territorio. E devo confessare che ovviamente personalmente, siccome alla cosa ci tengo particolarmente, perché rappresentante di questo territorio, oggi noi chiaramente ci sentiamo un pochettino in una condizione non certo di difficoltà personale, perché abbiamo dato tutto il nostro contributo sempre, certamente un po' di difficoltà politica, perché l'ASL è stretta emanazione di una amministrazione che in regione è di centrosinistra dalla scorsa legislatura e adesso con una nuova legislatura. Una difficoltà politica, per quanto noi sappiamo che certo non c'è verso il comune di Mottola naturalmente dei preconcetti, nascono queste cose da dei piani economici che prima il dottor Delia accennava, però indubbiamente voglio dire ci sentiamo in una condizione in cui abbiamo visto che la chiusura è realmente avvenuta naturalmente, e adesso aspettiamo che effettivamente il sistema possa ripartire, cioè aspettiamo che quei 10 posti letto simbolici ma importanti, fondamentali, perché definiscono realmente l'inizio di un percorso riabilitativo, definiscono che quella struttura si chiami centro di riabilitazione, possono quei 10 posti letto di riabilitazione neuromotoria possono avviarsi. E io in quella sede ho detto che non importa che sono 10 posti letto, è fondamentale che si inizi, perché da tecnico conosco che nel momento in cui queste cose si inizieranno non potranno che rimanere, e lì ovviamente ci sarà tutto il nostro interesse affinché poi la progettazione prosegua con il progetto Fenice che sta in regione. Nella circostanza io la prima valutazione che ho fatto è stata una valutazione che un po' mi ha portato a rivedere le posizioni precedenti, nel senso che, attenzione,
questa cosa di dover aprire la prima unità di 10 posti letto, sfruttando le potenzialità che già esistono in quell'ospedale, era stata una proposta che io avevo più volte fatto costantemente, e questo è agli atti, l'ho detto in consiglio comunale quando sono venuti i rappresentanti dell'ASL, l'ho fatto con degli articoli, c'è un documento che io in provincia con altri consiglieri mi sono fatto firmare da altri consiglieri in cui questo chiedevo, che il progetto Fenice potesse essere all'attenzione della giunta regionale, ma che si sfruttassero già quelle potenzialità che esistono per iniziare e non abbandonarlo in questa maniera. E ovviamente su questo abbiamo avuto sempre difficoltà, è stata una voce che è stata pochissimo ascoltata questa, però poi mi rendo conto che effettivamente si è giunti a quella situazione, cioè possiamo iniziare con quello che abbiamo e poi il progetto Fenice avverrà. Io non so se questa cosa la dirigenza ASL l'abbia mutuata da quelle proposte, non lo so, non lo voglio sapere, non voglio neanche certo meriti in base a questa cosa qui, mi interessa solo il risultato finale, però indubbiamente questo ci insegna che evidentemente quando si fa politica con queste dirigenze, con questi management, chiaramente bisogna evidentemente essere un pochettino forse più convinti delle proprie posizioni e forse naturalmente su quelle essere un attimino molto più duri, molto più incisivi. Questo lo dico a me stesso, perché poi mi sono reso conto che alla fine viene fuori una proposta che di fatto era sul tavolino da molto tempo e che non era stata, diciamo, mai presa in considerazione, e invece adesso si giunge naturalmente a questa condizione. Ma questo mi riporta a un'altra considerazione personale. In questi anni, in questi 3-4 anni che ho iniziato a fare politica, in cui ho iniziato a conoscere il problema dell'ospedale di Mottola, l'ho iniziato a conoscere da un punto di vista politico, cioè qual è stata effettivamente poi la politica che è stata fatta dagli amministratori locali nei confronti del management dell'ASL, nei confronti dell'ospedale, nei confronti dell'utenza, nei confronti delle professionalità che in quell'ospedale naturalmente ci lavoravano, e che è stata praticamente una politica fatta molto di politica e poco di proposta costruttiva. Voi ricorderete sicuramente da tanti comizi che sono stati fatti che quell'ospedale veniva costantemente definito un termine che in ultimo mi ha lasciato davvero molto colpito e sul quale poi ho protestato notevolmente, era quello di cronicario, veniva definito un cronicario. Questo era il messaggio che passava, quell'ospedale è un cronicario, e questo veniva fatto dalle amministrazioni locali naturalmente che abbiamo qui, l'hanno fatto più volte, ripetutamente, e attenzione, un cronicario, una struttura che è la diretta emanazione di un provvedimento che era quello dell'amministrazione gestita dal ministro Fitto, attuale ministro Fitto, allora presidente della regione. Non voglio andare a criticare quel piano, era anche quello l'espressione di un piano di rientro per certi aspetti, come lo è questo, però nonostante tutto fosse emanazione di quella, siccome l'amministrazione ASL era emanazione di centrosinistra e siccome alla regione c'era il centrosinistra, anche se quel piano derivava da Fitto, automaticamente era un cronicario. Era un cronicario ed è passato questo messaggio per questi 4-5 anni, ognuno ha avuto a che fare con quell'ospedale, ognuno ha avuto a che fare, tutti quanti ci sono andati con una convinzione sempre, che non servisse, diciamolo chiaramente, che non servisse, che non valeva, che ci si va a fare. C'erano dei rappresentanti politici che lavorano in quell'ospedale, e che penso che poi da questa condizione di cronicario ne hanno avuto anche dei danni, no? Il consigliere Attarulo, lo sappiamo tutti, dirige un centro che è il centro materno infantile, credo che
se avessimo, non avessimo detto che il cronicario, che fosse invece un ospedale che funzionava bene, avrebbe avuto più vantaggi di quelli che sicuramente lui ha e che merita dalla sua professionalità. Però bisogna ammettere che su questa linea si andava, quando si andava in quell'ospedale questo era il concetto e questa linea è passata. Allora questo lo dico ai politici che lo dicevano questo, perché questa cosa qui, guardate, ha condizionato i cittadini, ha condizionato anche chi ci lavora, perché chi ci lavora si è sentito anche autorizzato evidentemente a pensare che si stesse lavorando in una struttura dove non c'erano 40 posti letto di lungodegenza, come se la lungodegenza, cioè la geriatria, non avesse una dignità medica, non fosse una disciplina, non è qualcosa da seguire naturalmente e da implementare. È qualche cosa così che ci si va praticamente tanto per. E nel cronicario però i dipendenti guadagnavano quanto guadagnano, quanto guadagna un dipendente all'ospedale Miuli e quanto guadagna un dipendente all'ospedale Niguarda di Milano, cioè non cambiava niente. Quindi voglio dire, la politica che è stata fatta è stata una politica distruttiva, è stata una politica che per ossequio alla politica, per ossequio ai politici che abbiamo, ai rappresentanti che abbiamo in provincia, che abbiamo in regione, praticamente si è voluto dare sempre questo messaggio, quante lotte, quanti articoli sul pronto soccorso, sul punto di primo intervento, cioè su tutto, mai che invece su quell'ospedale si è da parte dei politici andati a configurare una solidarietà, ma anche una solidarietà, ma non quella solidarietà politica, quella naturalmente dell'attività di lavoro, mai un dialogo che potesse implementare quelle strutture, mai che si è detto c'è una lungodegenza. La lungodegenza significa disciplina che riguarda le patologie croniche degenerative, proponiamo all'ASL di aprire degli ambulatori che possono riguardare le patologie croniche degenerative, nelle altre geriatrie fanno a botte per poter aprire ormai queste nuove strutture che sono praticamente la medicina del domani. Invece no, praticamente era il cronicario, non serviva a niente, tutti erano pronti a lottare e ognuno ha dato un fendente, un colpo affinché, attenzione, in ultimo in quell'ospedale erano ricoverati pochissimi pazienti. Quindi quell'ospedale, attenzione, chiude. Ma in questi 4-5 anni, in questi 6-7 anni dalla loro riforma Fitto, nessuno si è preoccupato realmente di poterla valorizzare, di poterla implementare, di poterla creare. E questo, attenzione, il messaggio è passato sui cittadini, ma è passato anche sugli operatori. Perché la dimostrazione che poi alla fine si va a creare 10 posti letto su delle persone che già lavorano, che cosa dimostra? Che evidentemente che qualcuno che lavorava c'era e che qualcuno che le cose buone le faceva c'era. Io sono un tecnico, dal mio ospedale quando qualcuno si opera di protesi d'anca e vuole fare una riabilitazione, il reparto ce l'abbiamo lì, ma io ho sentito dire dai cittadini di Mottola, vado a Mottola, no, faccio a Mottola la riabilitazione. E se lo diceva evidentemente, e lì si era creata una lista d'attesa. Quindi quando ci sono stati operatori che su questo ci hanno creduto e hanno lavorato, non solo hanno lavorato, hanno creato delle liste di attesa, e ora su quelli noi andiamo a dire creiamo un'unità di 10 posti letto. E questo su quante altre discipline si sarebbe potuto fare se gli operatori avrebbero avuto dai politici quello che era il concorso giusto su quello che è il loro lavoro, la loro operatività, le loro iniziative. Invece avevamo un'amministrazione di centrodestra. Io non voglio cadere in polemica in questo, perché sento che in questi giorni è talmente importante la coesione, ma io questo l'ho detto anche pubblicamente, ho detto al mio sindaco non dire più che è un cronicario, l'ho detto prima, non dirlo più, questo non lo devi dire, passa un messaggio devastante per la popolazione, per gli operatori, che non si sentono più in linea per poter lavorare bene da questo punto di vista.